Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Veronica. Allora, oggi volevo fare un video dove vi mostro, ormai il Natale tra un pochino è Natale, quindi oggi volevo far vedere alcune cosine che ho iniziato ad acquistare. Sono poche cose, però ve le volevo far vedere perché secondo me erano molto molto carine e che comunque potete trovare ancora nei negozi. Tranne alcune cose, tipo questa che vi faccio vedere in questo istante, che l'ho trovato in un negozietto vicino a casa mia che ovviamente non è... Credo si trovi solo qui nella mia zona. Comunque ho preso queste, fatte, questi barattolini per bere tipo il latte, la cioccolata calda, con questa cannuccia. Ne ho presi due e costavano 1,50 euro. Guardate che carini. C'è il cuore, l'albero, tutto fatto a fiocchetti, molto molto carino secondo me. Poi ho voluto prendere alcune decorazioni per l'albero. Preso qualcosina e questo è un pacco, scusatemi, un pacco con tutte le lavorazioni fatto in questo modo molto molto semplice e queste le ho pagate 1,50 euro l'uno ognuno. Alla Lidl invece ho comprato questa catena di campanelle. Vedete, viene fatta in questo modo. Aspettate. E secondo me è molto molto carina. Vedete, da appendere. Molto molto graziosa. E questa l'ho pagata, i prezzi della Lidl, sui 4 o 5 euro, non ricordo precisamente. Comunque sono molto molto carine. Vedete le campanelle, ora ve la faccio vedere. C'è la stellina, scusate il rumore, e la campanella fatta in questo modo. Col fiocco di neve, molto molto carina. Poi, sempre alla Lidl, ho voluto prendere queste. Io metto sempre le decorazioni vicino ai vetri, però queste le ho voluto prendere. Questa comunque è per la cameretta di Ginevra, perché ci sono i giochi, il pupazzo di neve, il folletto, e quindi mi piaceva. Sempre alla Lidl ho comprato questo pupazzo di neve. Aspettate. Vediamo se lo riesco ad aprire. Ok. Guardate che carino. Proprio la consistenza di una candela. Quindi un pupazzo di neve sciolto. Vediamo se si illumina. Voilà. Oh, non si vede. Non so se in questo modo si riesce a vedere. No, non si vede perché fa riflesso. Comunque fa la lucina. Molto molto carino, molto molto grazioso. Se proseguiamo, ho comprato questa carta fatta tipo prato in velluto per fare metterci sopra il presepio dell'atun che ho, e 50 per 70, dove poi spruzzerò il. Scusate la faccia stanca, ma sono tornata da poco da lavoro. E che stavo dicendo? Ah, sì, ok. Che poi spruzzerò con la neve spray per ricreare l'atmosfera di neve e sul presepe. Poi ho voluto comprare queste palline. Ho 1 euro, 1,50 euro. Però guardate che carine. Allora, fatte in questo modo, ne ho presa una. E comunque sono resistenti, quindi anche se vanno a terra non si rompono, quindi anche se la Ginevra me le fa cadere non è un problema. Queste con le calze, perché alcune palline che ho io sono molto delicate, quindi preferisco non metterle. E poi queste. Guardate che carine, sempre bianco e rosso. Ginevra, sei caduta, mamma. E alzati. Si è fatta male? Scusatemi. Poi ho voluto prendere questa. Wish you Merry Christmas, sempre in legno per lo stesso motivo. E poi ho voluto prendere questa. Oh, sempre in legno. Qua sta andando via la luce, sembra l'oltretomba, ma sono appena le 4, quindi voglio dire. E poi questa da appendere sotto il lampadario, in verità. We wish you Merry Christmas. Guardate che carino. E quindi la appenderò sotto al lampadario. Poi vi farò vedere tutte le decorazioni.
molto molto carina, fatta in questo modo. E questa l'ho pagata sempre sui 4-5 euro. Un'altra cosa che ho comprato sono questi sotto piatti, che però io utilizzerò per un altro, lo metterò all'ingresso per appoggiarci qualcosa sopra. Scusate il rumore. Ah, è uno, ok. E dove c'è scritto Merry Christmas, bianco e grigio, vedete? Con il cuore. Scusate, mio marito e mia figlia in sottofondo stanno parlando, fanno i loro discorsi. Poi se si vogliono far vedere, vi volete far vedere? No. No, non ancora, non sono pronti. E poi come fuori porta ho preso questo dai cinesi, pagato 7 euro, 7-8 euro, guardate che bello che è. E sempre va bene la lucina, quindi da mettere fuori la porta perché c'è il gancetto che si appende. Ok, io sono sparita nel nulla. E secondo me è molto 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 carino, poi per 7 euro. E niente, questi sono tutti i miei primi acquisti natalizi, che poi questo è anche un'ottima idea regalo, che vi ho detto già in un altro video che farò qualche idea regalo, però questa ha pagato 1,50 euro per un pensiero fatto a un collega, per un semplice pensiero a un conoscente. Cioè, guardate quanto è carina, a me piacciono queste cose, cioè, non conto il prezzo, guardate qui che carino. Molto molto grazioso. Se poi lo riempite con qualche tipo tutte le cose per fare dei biscotti, la farina, il cioccolato, il cacao per fare i biscotti al cioccolato, viene ancora più grazioso. E niente, io vi mando un bacio, scusate tutto il rumore di sottofondo, spero che i miei acquistini natalizi vi piacciono, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!